Ci eravamo lasciati con questa idea di andare a rivedere un po' quello che è successo a Scalea, tra Scalea e Montalto, lo faremo fra poco. Abbiamo già ovviamente anticipato il risultato clamoroso, se vogliamo, un 4-0 che era assolutamente impronosticabile nell'anno del centenario. Forse questa sarà per voglia, per determinazione che lo Scalea ci ha messo la partita, che sarà sicuramente ricordata. Io so che tu non hai visto la partita, però ti voglio appunto chiedere, Salvatore, su questi casi un po' particolari del calcio. Davide contro Golia, una squadra che magari come il Montalto è arrivata a Scalea facendo riposare qualcuno, quindi non schierando neanche la migliore formazione, si mangia un po' le mani, anche perché poi sì, un incidente di percorso, però può avere dei risvolti magari sull'opinione pubblica, se non sul gruppo. Paschetta secondo me è tranquillissimo, sa chi ha in rosa, perciò gli addetti ai lavori, come è facile portarti al cielo, in questo caso ti portano a terra, ma il mister sa chi ha in rosa. Come ti ho detto prima, nel calcio ci sono queste sorprese, anche Roma-Inter 4-0, non è il valore reale. L'Inter è in crisi, la Roma, di allenatore che sono sinceramente speravo che lo prendesse la Juve ad agosto, Luis Enrique, perché è un grande allenatore. E a Roma ha trovato un progetto serio, lo stanno facendo lavorare, lui darà molta soddisfazione a questo Però popolo. se E ti volevo l'Inter dire, paragonandomi a Roma Inter tra Roma e Inter e Scalea Montalto. Scalea. Parliamo Vabbè, di sei ovviamente. categorie diverse, però nel calcio ci sono queste belle storie. Lo Scalea era concentratissimo, ha dato il massimo, il Montalto tra turnover, tra la partita sbagliata, sul 2-0 credo che poi si sia sbilanciato, alla fine poi il risultato è finito per 4-0, ma credo che Paschetta Abbia assorbito ma tranquillamente. sicuramente. Se però magari a Montalto non farà grande rumore questa sconfitta, non creerà grandi problemi, può dare grandi stimoli allo Scalea, quello sì, perché battere la capolista, insomma, con queste proporzioni ti fa capire che te la puoi giocare un po' con tutti. Era una convinzione che c'era già, però questo è un risultato che ti conferma la tua reale forza, anche se magari la panchina è un po' corta. Sì, effettivamente se una squadra è scarsa, alla fine ne puoi fare un paio di risultati utili durante una stagione o durante un girone di andata o di ritorno. Però la squadra dello Scalea adesso è ben assemblata, l'allenatore riesce a far dare quello che vuole dai suoi giocatori, perciò il gruppo è un buon gruppo anche se la rosa è limitata. Però credo che la tifoseria, la dirigenza ha chiesto al mister questa salvezza e credo e gli auguro di cuore che porterà a termine questo progetto in questo anno da ricordare per lo Scalea dove festeggia i suoi 100 anni. Presupposti ci sono, come ci sono i presupposti per fare un buon risultato anche a Rossano, ma questa è tutta un'altra storia. Adesso vi raccontiamo finalmente la storia di questa partita per chi non avesse visto la partita allo stadio, qualche immagine ci sarà nel prossimo servizio, ma credo che questa volta più che in altre occasioni è il caso di sintonizzarsi su Rete 3 Sport alle 22:30 questa sera per vederla integrale questa partita, perché è veramente qualcosa di speciale per il significato che può assumere per lo Scalea in quest'anno, ma perché insomma, battere la prima della classe 4-0 quando magari non ci si aspettava neanche un pareggio, è una partita da vedere. Vediamo intanto invece qualche immagine nella sintesi della partita. Il calcio è pieno di storie incredibili. La vittoria dello Scalea contro la capolista Montalto per 4-0 è una di queste. La formazione biancostellata zeppa di under, ne scendono 5 in campo dal primo minuto, divora la capolista che veniva da una lunga serie positiva. Una partita dal ritmo altissimo in cui le segnalazioni di fuorigioco nei confronti dello scatenato Leone non sono sempre limpidissime. Ne fa le spese Bellinvia, spedito in tribuna dall'arbitro per proteste.
Maiuscola la prova della difesa di casa, soprattutto nel primo tempo. Chemi, tornato al centro, al fianco di Pisano per la squalifica di Scafaro, è insuperabile, seppur al cospetto di gente come Piemontese e De Lorenzo. Tra i pali Simari esordisce di fronte al pubblico di casa, regalando sicurezza a tutto il pacchetto arretrato. Bene anche Di Rosa, una certezza ormai, e Pezzullo sulla corsia mancina. Intorno alla mezz'ora, dopo un predominio territoriale del Montalto, Spingola fa il miracolo su Persia, chiudendogli lo specchio della porta da pochi passi. Paschetta non attende neanche la fine del primo tempo per inserire De Lorenzo, che al quinto della ripresa si inventa un'azione tutto fisico e in rovesciata viene fermato solo dal palo. La fortuna sorride allo Scalea, che un minuto dopo passa in vantaggio. Bravoco apre il gioco sul Leone, scatto, finta e cross tagliato. Persia deve solo chinarsi e spingere in rete, infiammando il popolo biancostellato. Passano solo 3 minuti, il Montalto si sbilancia e il solito Leone pesca Maesano, che con freddezza piazza il colpo del knockout. Il Montalto è disorientato e Piemontese, molto nervoso, si becca il cartellino giallo. Leone dall'altra parte sfiora il gol da antologia con un tiro a giro sul secondo palo. Poi ancora Scalea con Migliore, Spingola è attento. Un minuto dopo l'arbitro ravvede il fallo di mano su un pallone vagante in area del Montalto. Dal dischetto Leone scaccia i fantasmi dell'errore di Guardavalle e fa 3-0. Il Montalto è nel buio più totale, l'incubo si conclude al 34esimo con il poker firmato ancora da Marco Maesano. Per la capolista una giornata da dimenticare presto, per lo Scalea una vittoria di carattere che testimonia la crescita del gruppo e la convinzione che laggiù sarà tutto in bilico fino all'ultima giornata. Chi non ha visto la partita potrebbe pensare che sono state selezionate appositamente le immagini in cui lo Scalea è andato al tiro. In verità, azioni pericolose del Montalto non ce ne sono state, se non quel palo di Piemontese, di De Lorenzo, anzi al quinto minuto del secondo tempo, che forse poteva ridisegnare la storia di questa partita. Queste partite sono un po' segnate, ti chiedo, Salvatore, perché là la fortuna che lo Scalea non ha avuto magari in tutte le partite casalinghe. L'ha avuta contro la capolista, arriva il palo, perché se là il Montalto fa gol c'è poco da rimettere in piedi. No, è difficile, se il Montalto fa gol poi recuperare è difficile. E poi sentivo che mancava anche Scafaro, allora la prova dei ragazzi che sono andati in campo è doppiamente soddisfacente. Mancava Fioraso, che sembra aver abbandonato il gruppo per problemi con la dirigenza. Però, ti ripeto, sono partite un po' forse con la buona stella che nascono. Ma è quella stella che sto aspettando io a Tortora da 2 mesi. E magari sta arrivando, sta salendo e quindi forse la in passaggio. Sto aspettando. In passaggio. Poi ne parleremo del Tortora perché almeno lo possiamo anticipare, l'abbiamo già ascoltato dalle interviste in fase di preparazione, qualcosa si è mosso nel senso che la dirigenza ha un po' di respiro, diciamo così, e quindi può gestire un po' di più la situazione, quello lo possiamo dire. Sì, diciamo che domenica dopo la partita c'erano 3-4 imprenditori di Tortora, dove con i 2-3 dirigenti vecchi hanno incontrato la squadra, si sono complimentati. E inizia questo nuovo progetto, che poi ne parliamo un po'. Sì, ne parliamo tra poco perché siamo ancora su Scalea Montalto. Ovviamente, a parte questa visione romantica della partita, della situazione un po' paradossale della vittoria della piccola contro la grande, dalle immagini che abbiamo selezionato si è visto il gran ritmo della partita, soprattutto che lo Scalea ha tenuto con una squadra forse anche molto più giovane del Montalto. Cioè, quando si giocano queste partite, come si carica, tu che sei un motivatore, come si caricano i ragazzi di fronte a uno scoglio che sembra insormontabile? Ma diciamo che questo lo prepari già in settimana. Poi durante la partita ti accorgi che la squadra è viva, e allora gli addetti ai lavori, l'allenatore o l'allenatore secondo, il direttore sportivo in questo caso che sono io, che sto in panchina, ho la sensazione che la squadra può dare il 110%. Massimo, a differenza delle altre volte che o in giornata negativa o perché non avevi le giuste pedine da mettere. Forse il palo, la paura del palo ha scosso ancora una volta i ragazzi a raddoppiare le forze ed essere concentrati per ottenere un risultato a dir poco eccezionale. Chi ha visto la partita, ripeto, allo stadio si è anche accorto un po' di quello che
diceva Montebello, anche non avendo visto la gara, nel corso dei minuti, quando insomma nel primo tempo soprattutto si è visto che il Montalto non riusciva ad impensierire lo Scalea, che riusciva a tenere bene il campo e che era appunto una squadra viva, è cresciuto anche l'entusiasmo, anche il tifo dei tifosi, c'era un freddo incredibile, però insomma chi è andato a vedere la partita pensando di tornare a casa magari con un passivo pesante ha visto che si poteva fare bene e quindi è arrivato anche l'incitamento della tifoseria. Insomma, poi il risultato è stato quello che abbiamo visto. E adesso sentiamo invece i due tecnici, perché se Paschetta non fa drammi per questa partita, il vantaggio c'è, anche se un po' si è ristretto, ma le partite da giocare sono ancora tantissime. Bellinvia in qualche modo si gode la vittoria, ma frena gli entusiasmi perché sa che insomma, se questi non erano i punti da raccogliere, sono altre le partite da giocare con questa stessa intensità per fare punti proprio con le squadre magari piccole, per continuare quel discorso di vincere le partite da 6 punti. Fatto sta che con il Montalto lo Scalea ha guadagnato 3 punti che forse aveva lasciato per strada in altre circostanze. Oggi forse la classifica è più veritiera di quello che è il valore di questa squadra da quando ha iniziato il campionato a come è cambiata via via. Intanto sentiamo i due allenatori a fine gara. Mister, come si commenta un 4-0 subito sul campo di una squadra che deve salvarsi dalla capolista? Oggi si commenta una partita che abbiamo fatto un discreto primo tempo, poi siamo andati un po' in bambola sul primo gol, però ci può stare, venivamo da 9 risultati utili consecutivi, sapremo che non le avremmo vinte tutte le partite, quindi ci poteva stare uno scivolone, è meglio che sia arrivato in questo momento che abbiamo 10 partite per recuperare che non nelle ultime partite. Mi preoccupa qualcuno in particolare delle inseguitrici o questo scivolone, al di là del fatto che sia un risultato pesante dal punto di vista numerico, viene assorbito tranquillamente? Nelle inseguitrici c'è il Sersale che continua a vincere, è un'ottima squadra, sicuramente è un campionato che si decide, l'ho sempre detto, anche quando eravamo 7 punti, che si decide alle ultime partite, quindi il campionato è ancora lungo. Montalto che andrà in casa con la Palmese, da cancellare questa sconfitta, dove si lavorerà, su che cosa si lavorerà? Sulla testa forse di questa squadra? No, penso che una partita storta possa capitare, i miei ragazzi sanno il nostro obiettivo e quindi siamo consapevoli che dobbiamo rimboccarci le maniche dalla settimana prossima e quindi uno scivolone, come ripeto, può capitare. Vista la bellezza del calcio, una delle ultime contro la prima della classe, esce un 4-0 che passerà alla storia se vogliamo. Ma no, è stata una partita super da parte dei ragazzi, l'avevamo preparata bene, abbiamo raccolto tanto. Certo, magari alla vigilia non era preventivabile una vittoria non di queste dimensioni, nemmeno una vittoria contro il Montalto che è la regina del campionato. Però abbiamo fatto bene, i ragazzi sono stati eccezionali da prima all'ultimo e quindi un plauso va soprattutto a loro. Cancellato però questo 4-0 già da martedì, perché bisogna pensare a 2 trasferte importanti, Rossanese e poi lo scontro diretto a Siderno, è quello il vero campionato dello Scalea, quello con le piccole, questi sono 3 punti d'oro, però bisogna guardare a quelle partite. Ma guarda, il campionato nostro è ogni domenica, io ho detto ai ragazzi che ogni settimana è una finale. Oggi siamo stati bravi a raccogliere 3 punti importantissimi per il nostro cammino, però la prossima settimana ci proietteremo alla trasferta di Rossano e cerchiamo di recuperare terreno nei confronti delle altre squadre. Nonostante la panchina corta, che è un problema che c'è dall'inizio di questa squadra, adesso sembra però anche possibile una salvezza diretta, perché 19 punti di 3 squadre, poi 2 a 22 e 1 a 25. Io non so i risultati, non ho visto la classifica, sicuramente nel plauso che ho fatto alla squadra poco fa rientrava anche il fatto che abbiamo giocato con 5 under dall'inizio della partita, abbiamo finito con 7 under in campo, quindi significa sì, la panchina è corta, però i ragazzi stanno dando il massimo e guardiamo di settimana in settimana. Giustamente si guarda di partita in partita, tornando prima appunto alle dichiarazioni di Paschetta, minimizza, abbiamo detto probabilmente anche giustamente, però si crea nelle inseguitrici un po' di speranza, perché il Sersale, parlando di miracoli, è una squadra che sta facendo qualcosa di miracoloso, cioè 43 punti, senza la partita persa a Tavolino oggi sarebbe un solo punto di
di distanza. Può l'entusiasmo del Sersale dare quel qualcosa in più in questa rincorsa e magari un episodio o un eventuale altro scivolone del Montalto riaprire effettivamente il campionato? Perché oggi i giornali titolavano campionato riaperto. Forse non è vero adesso, ma in un'eventuale altra situazione di sconfitta del Montalto o pareggio sarebbe così. Allora, il blasone del Montalto non si discute, il Sersale sta facendo il massimo. Io non credo né a una crisi del Montalto e né che il Sersale possa impensierire il Montalto. Sono sempre, quello che ho detto all'inizio della trasmissione, c'è un divario enorme. Anche perché il momento di stop potrebbe arrivare anche per il Sersale prima o poi, quindi si invertono i ruoli, il Montalto riallunga. E alla fine i punti sono sempre quelli che ti ho detto io. Allora facciamo una previsione, diciamo proprio matematica, con quanti punti di distacco vince il Montalto il campionato? Perché mi pare di capire che non hai dubbi su questo. Da 9 punti a salire. Addirittura riesce a riguadagnare qualche altra cosa. Chi perde offre una cena. C'è lo scontro di re. No, non è una scommessa, era un pronostico. È un pronostico secco, sono convinto per il blasone e per la società è forte, non hanno problemi, è quadrata in tutti i reparti. Allora le 2 o 3 partite durante il campionato li poteva cedere, ha dominato dall'inizio. Ha lasciato quello che doveva lasciare. Ha lasciato ormai quello che doveva lasciare, in queste 10 partite... se lo chiuderà prima il campionato forse posso alla perdere fine, la scommessa, perché se perché vince il campionato con 2 o 3 partite di anticipo poi gli stimoli vengono a cadere e ne può approfittare qualche pericolante che all'ultimo ha bisogno dell'ossigeno puntice giusto. Invece ti volevo chiedere una cosa su Bellinvia, senza fare paragoni con mister Infantini che lo ha preceduto. L'impatto che secondo te ha avuto sulla squadra, al di là del fatto che ha avuto altri giocatori, cioè come si è calato lui nella realtà dell'eccellenza calabrese, che comunque magari è diversa da quella siciliana, considerando anche il fatto che lui ha avuto sempre squadre di categorie più alte, cioè è venuto a Scalea con una squadra che doveva salvarsi in una categoria che lui non conosceva. Io non lo conosco, ho visto la terza intervista che avete fatto da questa emittente, perciò con lui gioca un 93, un 94, Casella, che l'anno scorso ha giocato con noi, e me ne ha parlato bene, perciò sicuramente si è calato in questa realtà con l'umiltà e sapendo il progetto dello Scalea, venendo poi da sostituendo un allenatore amatissimo a Scalea come Infantini, per lui è, alla fine sarà doppia sostituzione, doppia soddisfazione salvare lo Scalea prendendo un posto di un Infantino che a Scalea tempi addietro ha lasciato bei ricordi, come a Praia. Sicuramente un compito arduo per Bellinvia, che però può contare tra gli altri su un giocatore molto molto particolare, con delle doti fisiche, atletiche e tecniche che stanno veramente deliziando il pubblico biancostellato. Sto parlando ovviamente di Francesco Leone. Abbiamo scelto lui come simbolo questa settimana di questa vittoria, era stato anche tra i protagonisti della vittoria con la Bovalinese, all'epoca però abbiamo deciso di premiare fra virgolette Marco Piazza, che rientrava titolare dopo una lunga serie di panchine. Questa volta invece Leone, che sarebbe dovuto essere qui, sarebbe dovuto essere stato qui stasera, ma è tornato giustamente in Sicilia anche per stare vicino alla famiglia. Ci ha rilasciato invece questa intervista dove ha parlato, oltre che della partita, della sua situazione personale, di come si è avvicinato a questa realtà di Scalea e anche un po' del suo futuro, sul quale però rimane qualche dubbio. Adesso lo ascoltiamo e poi ne parliamo insieme con Salvatore Montebello. Ciccio, partiamo da quel rigore, perché hai dovuto sconfiggere i fantasmi di Guardavalle. Sappiamo che quell'errore è pesato parecchio su te stesso, sulla tua tranquillità in questa settimana, però insomma hai avuto coraggio e hai tirato il rigore e il gol del 3-0. I rigori purtroppo li sbaglia chi li tira. Ho sbagliato il rigore e ci siamo rimboccati di nuovo le maniche contro il Montalto. Adesso, oggi è stata veramente siamo stati imbeccabili in tutti i reparti. Abbiamo fatto una grandissima partita. Ringraziamo noi grandi, gli under, perché ci danno una grossa mano.
come Di Rosa, Pezzullo e poi Simari in porta è una sicurezza. Oggi è stata una partita che forse non si aspettava nessuno, contro il Montalto prima della classe avreste firmato forse anche per un pareggio, invece forse con le squadre che mettono tanto ritmo voi giocate ancora meglio. Sì, abbiamo preparato tutta la settimana la partita, il mister ci ha detto di stare concentrati e sapevamo che comunque era una squadra, è una squadra che comunque deve vincere il campionato. Io penso che lo vincerà il campionato per quello che noi abbiamo visto fino ad oggi. Poi ci siamo giocati alla pari e oggi si è visto un po' di volontà in più da parte nostra e un po' di cattiveria, perché comunque stare sotto non è bello per nessuno. E ci voglio gli attributi per questo e noi oggi ce l'abbiamo avuto veramente. Ti senti un po' leader di questa squadra, perché da come sei arrivato già dai primi allenamenti insomma il pubblico ha apprezzato la tua velocità, il fatto che insomma vai spesso al tiro, sei uno che fa tanti assist, stai bene a Scalea, nel futuro come ti vedi? Sto bene, la gente mi ha fatto sentire subito una persona comunque importante, il leader di questa squadra, però su queste situazioni siamo tutti i leader. Giustamente se fai qualche gol in più, se fai vincere qualche partita in più, c'è il giocatore che spicca. Io spero comunque di fare bene qua e l'anno prossimo se magari la società, speriamo che ci salviamo, rimango volentieri perché la dirigenza è veramente spettacolare come persona, a livello personale. E ringrazio tutti, dal mister al magazziniere, al re, all'altro presidente, a tutti veramente. L'ultima cosa, adesso sono tre squadre a 19 punti, due a 22, si può pensare anche alla salvezza diretta, insomma bisogna vedere la partita per partita? Partita dopo partita, per noi è una finale, il mister ogni volta ci dice per noi è una finale e prepariamo la domenica una alla volta. Saranno un 9 o 10 partite, ci saranno alla fine, saranno 10 finali per noi. Speriamo di fare più punti possibili e ci salviamo anche quella diretta. Ovviamente sorridente a fine partita Francesco, Ciccio Leone ha dato un altro passo a questa squadra. Sulla domanda sul suo futuro, Salvatore, era un po' tentennato, nel senso che era giusto dire sto bene a Scalea, magari ci salviamo e poi l'anno prossimo rimango, però a 24 anni secondo te cosa può aspirare un giocatore che di caratteristiche e di doti ne ha abbastanza? Vabbè, da quello che si vede le caratteristiche ce le ha, se lui si salva a Scalea e Scalea l'anno prossimo punta a un campionato di vertice, credo che per un giocatore piazza migliore di Scalea non ce ne siano. Allora se il contributo economico è soddisfacente per lui e il progetto dello Scalea è quello di l'anno prossimo fare un campionato di vertice, credo che per un giocatore sia al massimo, tranne se poi, essendo che lui è siciliano, la famiglia ti porta ad avvicinarti certo un po' di più, però a 24 anni, perciò c'è almeno altri 12 anni da stare lontano dalla famiglia per fare questo lavoro. Secondo te, avendo oggi 24 anni, dove può arrivare come categoria? C'è ancora la possibilità di fare un salto importante o forse farebbe bene entrare nell'ottica di accettare di essere uno dei più forti dell'eccellenza o magari uno che può, insomma, magari in Serie D, non lo so. Nel calcio ci vuole la testa. Abbiamo visto realtà, ricordatevi di Riganò, di quell'altro attaccante che era a Lecce, che era prima alla Lamezia e poi è andato a Lecce, l'argentino, adesso non ricordo. Mi prendi impreparato adesso, veramente. Durante la trasmissione me lo ricordo e poi ve lo dico. Cioè che a 32 anni, dopo il dilettantismo, si sono trovati in Serie A con il Lecce, chi con la Fiorentina. Può succedere di tutto, però un ragazzo a 24 anni o l'exploit l'ha già fatto, oppure in queste categorie può togliersi le soddisfazioni che uno riesce a meritarsi, sia
tra l'eccellenza e la quarta serie. Sicuramente, anche da come abbiamo visto pacato ai microfoni, al di là della grinta in campo... Ecco qua, sembra, mi sono ricordato, Castiglio. Castiglio, sembra un ragazzo abbastanza posato, cioè di quelli che la testa per fare bene ce l'hanno, e quello è fondamentale, perché poi anche nella nostra realtà territoriale, tu ne conosci sicuramente una marea, ragazzi con le qualità tecniche e fisiche ce ne sono, e ce ne sono stati parecchi. Poi però c'è uno a Tortola in particolar modo, Mattia. Vabbè, ha avuto la possibilità. Quello è portiere, di, però, quindi. Vabbè, però. E deve essere un po' pazzo, quindi. Mattia poteva arrivare in alto. L'abbiamo visto due partite fa, se non ricordo male. Un altro 0-0 in casa, e ha fatto qualche miracolo vero e proprio, quindi. Ma lui sarà, oltre agli altri compagni di squadra, ma lui sarà quello che alla fine ci porterà quei 4-5 punti per la il nostro obiettivo. Ne parliamo fra poco, vediamo soltanto insieme le prossime partite dell'eccellenza prima di fare un'altra piccola pausa. Il prossimo tour si giocherà domenica 12 febbraio, ancora non è stato definito l'anticipo del sabato. Comunque ci sono Guardavalle, Castrovillari, Roccella, Nova Gioiese, Montalto Palmese, Bovalinese, Real San Marco, Branca Leone Rende, Rossanese Scalea, Isola Siderno e Sersale Soverato. Giocano in casa sia Montalto che Sersale, continuerà verosimilmente il testa a testa. Lo Scalea a Rossano cerca qualche altro punto per la salvezza, così come il Brancaleone che ospita però il Rende. Il Castrovillari a Guardavalle dovrebbe avere vita più difficile, ma è tutto ovviamente in bilico, tutto sarà determinato dal campo, sperando che si giochi, sperando che l'inverno si affievolisca un po', che i campi di periferia, come li chiamiamo spesso, non subiscano troppo le intemperie. Insomma, vedremo se si giocherà su tutti i campi e cosa succederà nella sesta di ritorno. Io mi fermo qui per un'altra piccola pausa e poi al rientro parleremo ampiamente del campionato di promozione.